Le ferite emozionali, le vedete? Le ferite emozionali, un aiuto visibile dal mondo invisibile. Allora, 45 minuti per parlare di questo argomento, cercherò di stringere, stringere, stringere. Fatemi segno quando eh, stiamo per finire, perché vorrei dire tutto. Ok. Strano, un aiuto visibile dal mondo invisibile. Ecco, per quelli che eh, hanno soltanto un approccio razionale, psicologico, mi dispiace, ma io non ce la faccio. Non ce la faccio a non pensare che siamo qua, su, eh, e, e già mi, mi emoziono, che siamo sulla Terra soltanto con un corpo fisico, ma tutto eh, il nostro percorso è voluto da un essere, un'entità superiore che si chiama anima. È aiutata da esseri angelici e dal Creatore. Perché questo percorso? Perché io parlo di questo percorso. Devo eh, partire come è nato? Un po' di tempo fa, tramite una canalizzazione, una canalizzazione di Monia, anche se lei non vuole che si dica che lei canalizza, mi, mi fu consigliato, mi fu detto fai così, mi fu solo consigliato. Comincia a fare delle conferenze parlando dei sistemi tossici da disinstallare nelle persone. Parla soprattutto dell'abbandono e del tradimento. E non mi dissero altro. E io non capii, non capii cosa volevano dirmi. E non partii, perché non mi sentivo all'altezza proprio io che sono alto, non mi sentivo all'altezza di parlare di un argomento così mh, delicato, non mi sentivo abbastanza preparato. L'ho eh, capito dopo mh, vedendo tutta la mia vita e analizzando, perché poi insistettero, insistettero queste, queste entità che ci seguono, questi spiriti guida, insistettero e dopo come com'era andata la mia vita. Come era andata la mia infanzia, e essendo ancora dentro alle ferite emozionali, e penso che ci, stare, ci starò ancora, ci staremo tutta la vita. Speriamo di no. Siamo qui per rendere un po' più leggera la nostra vita. E capì eh, perché l'avevano detto a me, perché li avevo vissuti alla massima potenza nella mia infanzia, nei primi 7, 8, 9 anni. Nove anni di vita. E così cominciai e mi resi conto che avevo tanto, avevo tanto da dire. Andiamo avanti. Allora, questo titolo che ho messo in questa slide, Salto Quantico, Luci e Ombre. Vorrei andare un po' controcorrente per i primi minuti di quello che è stato fatto, non perché io voglio essere negativo, ma perché dobbiamo renderci conto di alcune cose. Oggi è il 29 settembre 2013. Settembre, ottobre, vi ricordate l'anno scorso? A che punto eravamo? Cosa stavamo facendo? Stavamo aspettando che venisse assolutamente il 21 dicembre 2012, eravamo tutti lì, che aspettavamo che passasse questa data dicendo chissà cosa succederà. Allora, previsioni catastrofistiche. Si pensava addirittura che il progetto Uomo sarebbe finito, una grande esplosione, c'è cioè chi si era creato addirittura un bunker, chissà, non so come facesse a salvarsi. Quelli più positivi però dicevano che ci sarà stat sarebbe stata una grande, grandissima trasformazione, come se il 22 dicembre del 2012, come per incanto, tutti ci saremmo trasformati. A dire la verità... Sono 25 anni, 25 anni che abbiamo cominciato a trasformarsi, che ci stanno preparando, ma non è che dopo il 21 dicembre 2012 sia tutto cambiato. Diciamoci la verità, ma dovete dirvi la verità. A parte questo simposio in cui incontrate molta gente che vi piace, molti relatori che vi piacciono, qualcuno non vi piace, tutta gente molto positiva, qualcuno può ammettere che è rimasto deluso? Nessuno ha il coraggio, nessuno è rimasto deluso. E invece io credo che delle domande in alcuni aspetti è rimasto deluso, perché ci sono delle domande che ci dobbiamo porre. Il 29 settembre 2013 stiamo ancora guardando i mass media che ci parlano se scoppierà la guerra in Siria. E questo lo trovo assurdo. Questo a livello mondiale. A livello mondiale sta accadendo un sacco di cose che, in cui vogliono manipolarci. A livello nazionale, parlo ancora di tv, di giornali, non c'è un giorno che non si parli di una tragedia, non c'è un giorno che non si parli di un suicidio, di un omicidio. Purtroppo ne entrano anche i bambini. Non c'è un giorno. E questo lo ascoltiamo anche mentre stiamo mangiando. E anche se pensiamo di non riuscire, di riuscire a creare una barriera, questo non accade perché queste informazioni entrano anche nel nostro cibo, entrano nelle nostre cellule. A livello quotidiano, per quanto noi ci impegniamo, ci dobbiamo scontrare qualcuno con dei disagi familiari, mi auguro che non sia il vostro caso, disaccordi colleghi di lavoro che non capiscono, che secondo voi sono rimasti indietro, disaccordi interni, voi non vi capite nelle vostre emozioni. Possiamo dire che non sia vero, altrimenti vorrebbe dire che tutti siamo diventati perfetti. In verità è così, però abbiamo visto una grandissima trasformazione, un sacco di gente che si vuole eh, risvegliare, che vuole crescere. Allora, la verità dove sta? Sta in tutti e due. È arrivata sulla Terra talmente tanta luce, talmente tanta energia dall'universo da altri mondi, perché hanno deciso che il progetto uomo doveva crescere, che il pianeta Terra era ora che facesse un'evoluzione, la famosa età dell'acquario, è arrivato. Talmente tanta energia che in persone che stanno crescendo hanno sentito questa spinta a crescere notevole, anche da persone che non ti aspetti. Ma è anche vero che abbiamo visto aumentare questi disagi nella nostra società: questo perché tanta luce entra nell'essere umano, tanto buio e tanta oscurità deve uscire e tutti noi ci dobbiamo mettere a confronto. Per chi tratta le energie, sa che nell'essere umano è depositata, dove è depositata la più grande energia dell'essere umano, alla base della colonna vertebrale. E attraverso questa energia che entra dal chakra della corona e va a stimolare l'energia kundalini, questa risale lungo i canali sottili del nostro corpo e serve ad alimentare di nuovo i chakra alti per l'evoluzione spirituale. Ma se questa energia sale, e trova quei blocchi, perché noi non abbiamo lavorato su tutte le nostre dinamiche della, della vita difficili, allora dobbiamo eh, renderci conto che queste, eh, questa oscurità che abbiamo dentro viene amplificata anch'essa. Ecco perché ci troviamo di fronte a una pazzesca crescita da una parte e sembra che ci sia dall'altra chi va nel, nel verso opposto e tutti, chi vi parla e chi pretende di insegnare, è sottoposto ancora di più a un dovere di lavorare su se stesso. Questo è un dovere che tutti noi abbiamo per permettere ai nostri figli e ai bambini che stanno crescendo, quelli che cambieranno totalmente il mondo, mentre noi siamo eh, dei pionieri dei pionieri della trasformazione, gli dobbiamo permettere di trovare, di trovare la strada spianata. Ecco, questa è quanto volevo spiegare e eh, ci dobbiamo eh, rendere conto che tutti ab abbiamo il dovere di guardare dentro di noi stessi e di affrontare quelli che, tra virgolette, senza prendere paura, sono i nostri demoni interiori. Per fare questo dobbiamo andare ad analizzare due elementi, due organi che fanno parte, due energie che fanno parte della eh, stessa eh, del stesso sistema, il sistema anima. Ieri sentivo gli altri relatori che parlavano tutti di coscienza e di consapevolezza. Io preferirei fare degli esempi, fare degli esempi perché vorrei, ehm, vorrei cercare di spiegare tutto quello che mi ero preparato. Allora immaginiamo. Facciamo degli esempi pratici. Davanti a, noi, ma, eh, davanti a te, nel tuo campo, eh, immagina un iceberg. Forse qualcuno ha già sentito questa, questo esempio. Un iceberg. Tu quello che vedi dell'iceberg, cos'è? È la parte sopra l'acqua. Ok? Quello che tu puoi andare ad, ad, ad attingere subito. Quello di cui tu ti rendi conto, appunto, diventi cosciente. Ma se tu hai il coraggio, di rompere il ghiaccio che sta attorno a questo iceberg e già quella è una struttura che noi abbiamo creato. Il coraggio, importante questa parola, rompiamo il ghiaccio, ci mettiamo la tuta perché fa freddo, scendiamo in profondità e ci accorgiamo che quell'iceberg non è soltanto quello che è fuori dall'acqua, ma è molto, 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 molto e ancora... Molto più grande di quello che riuscivamo a vedere. Allora, la parte che sta sotto all'acqua possiamo dire che sia la nostra consapevolezza, la parte più grande di noi, quella che sta eh, sopra l'acqua è la nostra coscienza. È addirittura così grande che con l'occhio non riesci a vederne la fine, non riesci ad attingere a, tutto, a tutta questa energia. Facciamo un altro esempio. Vai al ristorante, ordini il tuo piatto preferito, la tua torta preferita, te la portano, la mangi perché sai che ti piace, poi torni a casa, sei contento così. Poi a un certo punto ti scatta una cosa: riordini quella torta, quel tuo piatto preferito e dici: Ma perché non me la posso fare io? Allora cominci a informarti di che ingredienti ci sono dentro, cominci a chiedere informazioni. Cominci a chiedere come si fa a farla e poi cominci a fartela la tua casa, diventi protagonista tu. Magari la prima volta ti viene male, ma la seconda diventi contento, contenta, te la sei mangiata, sei diventato protagonista di quello che mangi. Diventi protagonista della tua vita. Quello è anche diventare consapevole. Un... Uh, un esempio uh, facilissimo, le vuoi fare tu le cose, non stai più a vedere gli altri che le fanno e a osservare, no vai avanti tu, sei tu che senti questa spinta, non te lo dice nessun altro. Un altro esempio, immagina un cerchio grande e dentro questo cerchio degli altri cerchi sempre più piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli fino ad arrivare al cuore. Di questi cerchi, se tu riesci ad attraversare tutti questi cerchi, che sono tutte delle barriere che abbiamo messo noi, ce le siamo messe noi, tu arrivi alla perfetta consapevolezza, alla perfetta unione con Dio. È il concetto dello yoga. L'unione con Dio, l'unione con la tua anima superiore, non quella, quel pezzo di anima che ha deciso di scendere. Di prendere un corpo fisico. Allora sei nel tutto. Allora sei talmente consapevole che probabilmente nella tua prossima incarnazione non serve neanche più che tu venga a incarnarti ancora. Per chi crede alla reincarnazione, puoi aiutare se vuoi l'umanità su altri livelli. Oppure hai la possibilità, e questo dovrebbe essere un obiettivo che abbiamo tutti adesso, di creare il paradiso in terra, arrivare a creare il paradiso in terra, questo sarà possibile anche nella nostra vita se vogliamo. La coscienza cristica, l'unione con Dio, la coscienza cristica, e io potrei usare anche un altro, termiche, un altro termine, non è un concetto di religione, è oltre la religione potrei dire anche coscienza buddhica, è esattamente la stessa cosa. Arrivare alla coscienza cristica vuol dire arrivare a riunire la consapevolezza e la coscienza, arrivare a quel punto centrale, aver attraversato tutte quelle barriere fatte di programmi disfunzionanti partendo dalla fine, la discordia, il disaccordo anche con i nostri familiari i programmi che vengono installati nel no, eh, dal nostro ego fino a, a arrivare a, a quei cerchi, a, a, a avvicinarsi al punto di unione trovando i modelli profondi della nostra anima. I della nostra anima. Anche solo arrivare addirittura d'arrivo per noi in questa vita sarebbe molto molto importante. Andiamo avanti. I programmi della discordia che interrompono l'unione con Dio, da dove arriva l'anima e perché vive queste contratture. Prima di nascere, e questo credo di non essere certo l'unico che lo dice, e lo avete già sentito, prima di nascere l'anima decide, decide il percorso che dovrà fare, decide i genitori e decide il codice. Ge eh, genealogico quindi eh, i genitori che permetteranno al percorso terreno di quell'essere spirituale di andare a sistemare quello che non ha fatto in incarnazioni precedenti quindi è un percorso di crescita ma non è quelle esperienze non sono né positive e negati né negative, sono semplicemente esperienze che serviranno a quell'anima per crescere. E non importa se non le capisci al, al primo problema che ti trovi davanti, no, all'anima non importa, perché se tu non l'hai capito, l'anima mette in moto tutta una serie di strutture e ti rimette davanti sempre il solito cliché, è sempre il solito, tu cambi posto di lavoro e ti ricapita esattamente che tu devi avere... Da ridire col tuo collega di lavoro, tu cambi partner e ti ritrovi ad avere gli stessi problemi di abbandono, di tradimento, di umiliazione. È sempre così. Finché tu non hai imparato, l'anima ci riprova. Ma perché? Ma perché l'anima decide anche queste contratture? L'anima è cattiva? No, non è cattiva. Dobbiamo andare un po' indietro all'origine. E dirò qualcosa di forte che probabilmente qualcuno non è, è d'accordo, ma è giusto anche così. In principio le anime erano una cosa co sola con Dio. Fluivano nell'universo assieme a Dio. Poi cosa è successo? Perché si sono staccate? Perché l'anima si è staccata? Perché hanno deciso di fare delle esperienze da sole e scendere in piani di evoluzione più bassi, pensando, e dico pensando, ma non è un pensiero logico, chiaramente noi ragioniamo da umani, pensando che potessero ritornare nel flusso di Dio dal creatore quando volevano, solo che si sono talmente trovate immischiate nei codici stellari 666 e qualcuno ha già capito che non sono più riuscite a ritornare indietro, dimenticandosi chi erano e da dove venivano. Allora qui è successo, scusate il termine, un bel casino, perché se queste anime non si ricordavano più, hanno creato delle mostruosità, mettendosi insieme ad animali, creando dei mostri. Non sono invenzioni quelle che vediamo a volte in, anche nei cartoni animati. Ci sono delle verità assolute, comunque andiamo avanti. Per fortuna un'anima immensa, uno spirito immenso, in comunione, in accordo con la volontà divina, la volontà divina ha deciso di fare un, un sacrificio e ha fatto una promessa finché l'ultima anima non sarebbe tornata a Dio, in comunione con Dio sarebbe rimasta per lavorare per l'elevazione dell'umanità e quell'anima quell è discesa attraverso il canale iovitico dello spirito santo e si è divisa nelle cinque razze l'Adam è disceso sulla terra è disceso nei codici 666 della materialità ed è venuto a vivere le emozioni che sono il modo che ha l'anima di riprendere contatto, attraverso anche la sofferenza purtroppo, di riprendere contatto con Dio. Tra parentesi, quell'anima non era certo da sola, pur essendo immensa, ma è stata seguita da altre 144.000, questo è un numero assolutamente spirituale, che non si sono mai dimenticate da dove arrivavano, non si sono mai dimenticate l'unione con Dio e si sono diffuse nel mondo per poter elevare. Per poter elevare la vibrazione ehm, su questo pianeta. E stanno ancora lavorando. Allora, abbiamo detto l'anima non è cattiva, mette in moto delle situazioni. Torniamo all'infanzia. Nei primi sette anni di vita il, il bambino non vive come viviamo noi lo stato di coscienza, vive in onde cerebrali totalmente diverse che sono quelle. Ehm, che di solito noi usiamo per la meditazione profonda, che sono le onde alfa e le onde teta. In quegli stati, in quegli stati eh, il bambino ha la possibilità di imparare un sacco di cose. Infatti, i primi sette anni sono fondamentali per l'evoluzione del bambino. Il cioè ciò che gli serve nella vita, le cose primarie: camminare, anche a correre, a parlare, a riconoscere. Solo che purtroppo. Tantissimi insegnanti non sanno anche che nell'onda teta, eh, nell teta il bambino può imparare fino a quattro lingue, speriamo che si sviluppi. Può imparare a suonare diversi strumenti musicali, anche se nell'adolescenza si dimenticherà. Da grande, quando avrà quel ricordo, ci metterà un attimo, perché le ha imparate in questa onda cerebrale fantastica. Però purtroppo, essendo un'onda cerebrale in cui impari un sacco di cose, non c'è solo il positivo, ma il bambino riceve anche qualche sculacione dai genitori, qualche no, che per un genitore può essere una sciocchezza, ma per il bambino gli, acc gli accende un trauma e si inconsciamente viene collegato a ciò che l'anima ha deciso come esperienza insieme ad un concilio di angeli e quindi gli si crea sto trauma successivamente gli si crea una ferita che sarà quella primaria che condizionerà la sua vita da adulto quindi condizionerà il suo corpo fisico adesso vediamo come Condizionerai i rapporti sociali, lavorativi, affettivi, finché non avrà capito. E non è detto che in una vita tu capisca. Si condiziona talmente tanto, il bambino crescendo viene, eh, mette in moto, addirittura per difendersi, una maschera fisica, una corazza. E lo fa inconsciamente. Quindi tutti noi abbiamo questo corpo fisico, sì, perché abbiamo, somigliamo al padre, alla madre, ai nostri avi, ma anche perché abbiamo deciso prima di nascere di vivere queste contratture per capire. E ogni contrattura sono cinque fondamentali che avrete sicuramente sentito. Cinque fondamentali che racchiudono dei serbatoi ener ehm, di energia più e meno incredibile, e sono il rifiuto, l'abbandono, il tradimento, l'umiliazione e l'ingiustizia. Noi possiamo trovare in tutta l'umanità racchiusa in queste ferite emozionali. No, 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 ferma lì, ferma lì, lascia, devo ancora cominciare. Allora, come si forma una ferita? Si forma in quattro fasi e si sgancia in quattro fasi. Gli ho dati io questi, questi nomi. Anzi, non gli ho, scusate, io sono solo un canale. Me, me li hanno dati. Io sono solo un portavoce. Prima fase, fase dell'innocenza. Il bambino è puro perché nasce puro. Non ha nessun problema di nessun tipo. E qui c'è poco da dire. Seconda fase, fase della perdita. Il bambino subisce uno shock passa da quell'innocenza in cui tutto il mondo è bello a subire una perdita, ti viene tolto qualcosa all'improvviso, qualcosa che non ti aspetti, il bambino sente che sta perdendo forza, gli viene tolta una grande potenzialità, non è più libero, perde la sua libertà. Terza fase, fase della ribellione. Questa è una fase che il bambino elabora a modo suo, a modo suo e dipenderà molto dall'entità di questo trauma come si svilupperà nel corso della sua vita dipenderà anche da che carattere hanno i genitori perché è dal tipo di eh, forza che riesce a imprimere il bambino su di loro e il genitore, i genitori sul bambino il bambino prova anche a ribellarsi ma se è la ferita primaria difficilmente un bambino riesce a togliersi tutta la struttura per arrivare all'ultima che è anche brutta da leggere ma ha il suo significato il silenzio dell'anima vi sarete accorti che i bambini fino ai 5 6 7 anni vedono e sentono cose che noi non vediamo hanno dei canali così aperti mh? vedono addirittura gli angeli oppure le entità vicino a noi e questo è bellissimo perché hanno, sono puri Attraverso queste contratture, purtroppo, e si devono difendere. Passando i 7, 8, 9 anni, cominciano a crearsi una struttura anche fisica per difendersi da quel loro punto debole che non vogliono più che il mondo veda perché altrimenti soffrirebbero. E allora si crea questa struttura e i canali cominciano a chiudersi. Silenzio dell'anima. In verità, l'anima non ti lascia mai. È il bambino che crescendo diventa adolescente e adulto. Che non vede più la parte grande, non vede più verso l'alto la luce, ma vede soltanto quello che noi viviamo, che può essere bello o brutto, ma vede la quotidianità. Ci sono però altrettanto quattro fasi per sganciarla, le fasi di formazione possono essere molto veloci per un bambino. Il problema eh, avviene quando noi eh, arriviamo in fase adulta e le strutture diventano molto più pesanti. Fase di riconoscimento. Assolutamente, per sganciarsi da queste strutture che condizionano il nostro comportamento nella vita, è necessario riconoscere di che ferita primaria fai parte e perché ti accadono continuamente questi cliché. Perché incontri sempre quelle persone che ti fanno soffrire? Perché incontri sempre questi uomini? tardi. Oppure perché la tua donna, cambi donna e ti tradisce continuamente? Perché ti senti continuamente abbandonato? Perché hai quei disagi nel corpo fisico? Perché hai questa struttura? È necessario la fase di riconoscimento. Seconda fase, fase della resistenza. A dire la verità, già nella fase di riconoscimento tu hai già cominciato a sganciare. Solo che non ti rendi conto di tutta questa oscurità di cui abbiamo parlato prima, tu stai cominciando a portare luce. Visto che tu porti luce dentro di te, fai uno sforzo per migliorarti, quei demoni interiori capiscono che stanno perdendo forza, stanno perdendo forza. E allora cominciano ad arrabbiarsi ancora di più, cominciano a creare delle strutture che sembra che tutto peggiori attorno a te, proprio nella fase di dopo che tu hai riconosciuto sembra che tutto peggiori lì è il momento di non mollare, perché se molli lì non hai assolutamente risolto niente nel momento della resistenza potrebbe essere che tu anche soffri a livello fisico perché le contratture si depositano anche nel corpo terza fase, fase della paura e questa è una fase interessantissima questa è una fase che l'essere umano ha già sganciato voi sapete che attorno al corpo fisico esiste l'aura, la parte energetica. Andando a riconoscere e andando a togliere questi programmi disfunzionanti attraverso varie tecniche, che poi vi spiegheremo noi come facciamo, è come se noi andassimo a togliere un programma, qualcosa dalla parte energetica. Se tu togli qualcosa rimane un buco e bisogna aspettare che si ricrei l'aura. Solo che la persona non lo sa e si sente di mancare di qualcosa. E questa è una fregatura perché gli manca quella parte di condizionamento, quella parte oscura, solo che si sente che gli manca qualcosa e prende paura. E allora se subito non riempiamo con questo contenitore vuoto di sentimenti positivi, di energia positiva, di gioia, di felicità, di amore, questa persona si andrà a prendere l'informazione da un'altra parte, lo sgancia da una parte e lo va a prendere da un'altra parte. Ecco perché nelle attivazioni dell'albero della vita che io faccio, c'è proprio un'attivazione in cui c'è proprio questo sganciamento aiutato dalle energie invisibili e ti viene messa una coperta blu, perché il blu è un colore eccezionale, che ti ripari intanto che tu ricrei questo campo. In altro modo, vengono tolti dei programmi che non ti servono più perché tu hai fatto una crescita e vengono installati nuovi programmi per quello che tu sei adesso. Quarta fase, fase della pace interiore, qui non è detto che tu non incontri più queste strutture da parte degli altri, solo che hai la forza di dire: No, ci sono già passato, non fa più parte di me, grazie, hai accettato tutto quello che è. Mentre nella fase della resistenza, quando ti accorgi di cosa hai passato, ti arrabbi, e anche quella è una resistenza, ce l'hai con te stesso, nella fa fase della pace interiore, sei oltre tutto questo. Oltre tutto questo. Andiamo avanti. L'esempio non è un concetto religioso. L'esempio perché? Potrei aver messo un altro maestro. Secondo me è il più grande maestro che abbiamo avuto. Perché riviviamo ogni anno nello stesso periodo tutte queste strutture, queste ferite emozionali alla massima potenza. È la, il periodo della passione di Cristo. Lui si fa carico del rifiuto di Ponzio Pilato dell'abbandono degli apostoli dal giardino degli olivi, dall'umiliazione della corona di spine, delle frustate e dalla derisione dei soldati. Il tradimento lo sappiamo tutti, di Giuda e di Pietro. E l'ingiustizia... Qual è? È più semplice. La croce racchiude tutto perché è l'atto finale. L'ingiustizia che il popolo sceglie Barabba, un delinquente, al posto di salvare lui, che è venuto sulla terra e non aveva bisogno di vivere queste ferite, lo ha fatto per noi perché è la continuazione dell'Adam, anche se non ci credete. Quindi Gesù era l'incarnazione di quell'anima meravigliosa e ha finito il suo percorso. Facendoci vedere, no, non posso farcela. Mi devi dare un po' di più. Possono essere già passati 40 minuti. Si fa carico di tutte queste ferite e ehm, attraversa anche la morte fisica, quella che altri maestri non hanno, eh, non hanno attraversato. E ci fa vedere che non è più necessaria la sofferenza perché lui riesce a essere il Cristo, ritorna, ritorna sulla terra. Quindi è nella la coscienza cristica ha questo significato. Ok, andiamo avanti. Per attraversare e per vivere assolutamente e per lasciare andare queste strutture, noi portiamo avanti un percorso che si chiama la 6R e le ferite emozionali, ma in cui entriamo nel castello dell'anima, un castello interiore, in cui incontriamo due stanze particolari, che sono la stanza verde e la stanza azzurra, ma che sono due stanze che dovresti tu ogni giorno vivere per andare nell'evoluzione e nell'elevazione della tua anima. La stanza verde è il mezzo e la stanza azzurra è la stanza. Soluzione, come funzionano? Farò un esempio velocissimo e mi scuso con qualcuno che l'ha già sentito perché questa non posso, non posso non dirla. La stanza verde, immagina di vedere davanti a te un surfista, uno che fa surf, uno che fa surf, cavalca l'onda ed è preso da un impulso gigantesco, due impulsi giganteschi. Uno è l'adrenalina che l'ha portato fin lì e lui non può fare a meno di questo. Uno è anche la paura, perché lui sa benissimo che potrebbe perdere anche la vita, perché è pericoloso, ma lui non ce la fa. E questo potrebbe accaderti anche a te. Quando tu vieni a sapere che il tuo partner ti sta tradendo, cosa fai? Hai due impulsi dentro di te. Uno è quello di voler sapere ad ogni costo con chi vai, perché, perché me l'hai fatto e vuoi sapere nel dettaglio cosa è successo. E questo è un impulso masochistico, l'altro impulso è un impulso di rifiuto perché sai benissimo che ti farà molto più male. L'essere umano è molto strano in questo, ha entrambi gli impulsi ed è assolutamente preso dalla stanza verde che non è altro che vivere le emozioni e gli impulsi. Convenienti e anche sconvenienti e i disagi nel cuore. Non è solo brutta la stanza verde, è anche molto bella, però purtroppo vediamo anche gli impulsi sconvenienti e quindi il surfista è assolutamente dentro questo impulso che lo fa andare avanti. È dentro la stanza verde. Però ad un certo punto attorno a lui l'onda sale, 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 sale e si crea. L'onda attorno a lui è proprio quello che lui voleva. Attorno a lui c'è silenzio, non c'è più paura, non c'è più vento, non c'è più pioggia, non c'è più fame, non c'è più miseria umana. Lui è arrivato a ciò che lui voleva: la stanza azzurra, la piena unione con la sua anima. In quel momento la persona diventa potentissima. Potentissima è nella coscienza cristica, solo che non lo sa. Allora io ti chiedo, tu stai facendo come il surfista ogni giorno? Stai cercando di passare dalla stanza azzurra alla stanza verde e risalire nella stanza azzurra? Stai dando un senso alla tua vita? Cosa stai facendo per vivere in unione con Dio? Che cos'è la stanza azzurra? Non è altro che la ricerca della felicità? Solo che l'uomo non lo sa? non sa dare un nome alla ricerca della felicità, quindi è necessario che noi andiamo oltre. Misericordia e perdono, il concetto immacolato è la formazione del cuore. Come si fa ad identificarsi da queste strutture che poi per vivere danno forma addirittura a dei serbatoi di energia negativa per... che li fanno diventare più grandi? Quindi questo rifiuto abbandono, ingiustizia e via dicendo, creano attorno a sé dei serbatoi di energia negativa che sono le R, la rabbia, la rancora, il rimorso, il rimpianto e il risentimento. E quindi non farà altro che attivare, perché questo demone sa che sta morendo e allora chiama a sé rinforzi. Allora come facciamo ad identificarsi? Il fatto è che se tu sapessi, se tu vedessi quanto grande sei, non avremo più bisogno di fare queste conferenze, di fare questi corsi. È che l'uomo vive nella dimenticanza. Gli aiuti invisibili no, non dimenticano assolutamente niente di quello che tu fai. Allora provare un sentimento di perdono per questo corpo fisico che si crea le contratture, che trasporta un'anima gigantesca. Come si fa ad attivare il perdono? Il perdono si attiva con l'amore e l'amore nasce in un sentimento di misericordia, misericordia e compassione per il tuo contenitore perché se non lo fai lui si offende, crea le contratture, crea le erre. E poi stai male anche fisicamente. Non è un, di tipo, non è un perdono come concetto di tipo cattolico, è molto oltre. È inutile che parliamo di perdono agli altri se non perdoniamo noi stessi. L'essere umano dentro di sé nasce perfetto, nasce con il concetto immacolato come quello di Maria che ha dovuto meritarsi per diventare quella che era per ascendere in cielo. L'essere umano al momento della nascita è perfetto, ha in sé il concetto immacolato. È la prima forma di essere umano. Lo sperma fecondato crea la forma di un cuore. Quindi tu Eri una forma di un cuore, e chi, fa, e chi si è occupato di questa formazione? Si è occupata proprio Maria. Quindi, se tu ti rendi conto che Maria era in te, è ancora in te, non c'è più bisogno. Possiamo andarne oltre a questi concetti. Quindi la formazione del cuore è un compito che ha Maria come aiuto invisibile. E quindi ha il compito anche di guarigione del cuore. Quindi cosa stai facendo tu per ricordare questo nella tua vita? Cosa stai facendo per creare ogni giorno la tua stanza azzurra, essere nell'unione e per poi ritornare nella stanza verde che è il mezzo? La stanza azzurra è la soluzione. Gli aiuti invisibili. Questo lavoro, quando tu ti metti nella volontà, di migliorare te e quindi migliorerà intorno a te, si crea intorno a te un'energia meravigliosa. Devo assolutamente dire da chi ci è stata data questa, questo percorso che noi portiamo avanti. Innanzitutto oggi è il 29 settembre, <ride> vero? E voi sapete che santi ci sono, soprattutto... Michele, ok, lui c'è sempre perché entrando nella stanza verde tu ti carichi di coraggio per affrontare il drago a cinque teste, è un drago a cinque teste che troviamo in una sottostanza della stanza verde, la stanza rossa. Questo percorso ci è stato dato dal maestro Moria. E Moria, qualcuno lo conosce, qualcuno non ne ha mai sentito parlare. Nell'ambiente esoterico è un maestro potentissimo. Pensate cosa ha fatto? Ha aiutato Maria ad incarnare il concetto immacolato e l'ha aiutata ad ascendere. L'ha aiutata ad ascendere. Potete andare su internet e cliccare El Moria e vedrete chi vi ha... Eccolo. È entrato e somiglia a quel ragazzo là. <ride> tu, lui che su Facebook si è messo El Moria. Sei proprio entrato in quel momento. <ride> è vero Paola? Paola, è vero? No, me l'hai detto no, tu? io quando mi hai nominato ho detto che peccato che fai di sotto incredibile io devo una cosa delle persone che sono qui e sempre per, eh, parlando di aiuti invisibili abbiamo fatto un lavoro dopo dopo, dopo torna indietro dopo. abbiamo fatto un lavoro Quest'estate, che si chiama Sulle orme di San Francesco e dei Maestri Ascesi. Eravamo all'isola maggiore, eravamo sulla, eh, sulla roccia in cui San Francesco eh, pregava nel periodo della Quaresima ed eravamo un gruppo e qualcuno stava canalizzando, qualcuno come me stava cantando i mantra, qualcuno si associava un po' alla volta e in quel momento nel mio occhio interno chiaramente ho visto eh, San Francesco che mi diceva ma guarda non è meraviglioso tutto questo e lì mi è venuto da piangere ma la cosa più incredibile in cui io ero nella mia stanza azzurra ma anche chi era vicino a me era nella stanza azzurra è che in quel momento è, saluta, è salita dalle acque di un lago di acqua dolce, una conchiglia grande così, con la madre perla dentro. E quindi si è creato una stanza azzurra collettiva, un'immensa un energia. E ho le prove perché sono qui dentro. <ride> allora. Ok. Stringo. Vi volevo donare un modo per non essere in identità con quelle strutture energetiche che sono le R, il, eh, il risentimento, la rabbia, il rimorso, perché voi quando siete arrabbiati dite sono arrabbiato, quindi lo fate entrare. Voi siete in identità, quindi perdete assolutamente la vostra identità e siete completamente nell'identità di quel demone, struttura, chiamatelo come volete. Le mie guide mi hanno dato questa semplice preghiera che va ad attivare i campi di Cinabro che sono contenitori di energia solo positiva e che fanno un lavaggio dei chakra, oltre a ritornarti alla tua vera identità. Ce la facciamo a fare due minuti? Sì, sì, sì. Ok, volete fare un esercizio? Ok, chiudiamo tutti gli occhi. Chiudiamo tutti gli occhi. Ti chiedo di fare qualche respiro profondo. Porta l'energia in basso, sulla pancia. E ti chiedo di ricordare qualcosa che ti ha fatto entrare nella stanza azzurra, cioè qualcosa di grande che hai fatto, non che hai ricevuto, ma che hai fatto tu e che ti sei sentito, sentita di esistere. Ti sei sentito di essere grato a te stesso per ciò che hai fatto. E non importa se è stato grande o piccolo per gli altri, per te è stato immenso. La prima che arriva. Va bene, porta questa energia nella testa, riempi di questa informazione positiva tutte le cellule della tua testa, e poi attraverso un'espirazione falla scendere verso il cuore. Riempi tutto il tuo torace di questa energia positiva e sentiti nel coraggio di riprovarci ancora, perché sei stato, sei stata grande. E sei grande. E poi un'altra ispirazione e porti ancora più in basso nel tuo plesso solare, nei chakra, nel primo e secondo chakra, negli organi genitali. Così andrai a mandare via tutte le paure che si creano. E poi ti chiedo, inspira un'altra volta e riporta su tutta questa energia verso la testa. E ripeti dentro di te, dentro di te a voce alta. Io sono, e ripeti, no, dentro di te. Io sono, e dici il tuo nome e cognome. Io sono, manifestazione di Dio in terra. Nasco con sentimento di misericordia e meraviglia per il creato. Sento il pulsare dentro di me, immenso in unione nel mio nome. Rifalla, risegui le mie parole e ascolta cosa accade nel tuo corpo. Io sono, nome e cognome, manifestazione di Dio in terra. Nasco con sentimento di misericordia e meraviglia per il creato. Sento il pulsare dentro di me, immenso, in unione nel mio nome. E così sia. E poi quando vuoi riapri gli occhi. Non importa che la scriviate, chi la vuole, io l'ho. Chi, a, a chi interessa, ne ho un po'. Spero che l'ho fatta breve, qualcuno abbia potuto sentire cosa accade dentro il corpo e ritornare in centratura. È un modo per santificare il proprio nome, il tuo nome che hai deciso come esperienza in questa terra. Tu sei un essere spirituale venuto a fare un'esperienza terrena. Prossima slide. Ho messo questa, non è un concetto religioso, perché lui, mettendo le mani qui, non ha soltanto le mani sul cuore, ha le mani sul timo, che per la scienza è un, una, una ghiandola che si scarica dopo i sette anni, ma che tu con l'entusiasmo, con il coraggio, perché è la sede del coraggio, tu puoi continuare a mantenere in vita e quindi il tuo sistema immunitario forte e quindi dai delle informazioni spirituali al tuo corpo fisico e attivi il tuo DNA spirituale. Bene, alle 14 c'è Monia, non mancate, la mia favolosa compagna. Chi vorrà... Dalle 15 alle 17 abbiamo un workshop Laboratorio sull'abbandono per lavorare sul primo distacco che l'anima crede, l'anima che si incarna crede dalla luce. Quindi si trova a vivere nella quotidianità, però è un bel trauma. Io vi ringrazio e ho cercato di condensare, sono, ho sforato, scusatemi, però è un argomento in cui potremmo parlarne per tre giorni, non abbiamo ancora finito. Quindi vi ringrazio di essere stati qui.